Christmas night. Everybody needs somebody. Allora, assessore, un video di Natale vede protagonista un giovane talento tarantino. Beh, Christian è conosciuto dalla nostra città, ma l'abbiamo apprezzato soprattutto quando ha partecipato al Talent Amici. Si è contraddistinto per il suo comportamento, ha sviluppato anche dei discorsi molto seri e profondi, ha dimostrato di essere un grande musicista. Sinceramente devo confessare che non immaginavo che sapesse suonare tutti quegli strumenti. Mi ha colpito e, come ho detto sin dal primo giorno in cui sono diventata assessore, spazio e rilevanza ai nostri talenti locali. Christian è un esempio tra questi, quindi avrei voluto fare anche di più. Immagina che da ieri la mia pagina di Facebook è piena di richieste di ragazzine che mi hanno chiesto perché abbiamo fatto questo incontro la mattina alle 11, quando avrebbero voluto venire personalmente a salutarlo. Non è colpa mia, è stato il produttore che ha fissato questo giorno, ma era doveroso che anche le istituzioni dicessero bravo a questo ragazzo che poi ha voluto proprio qui, ha scelto Taranto per lanciare il suo ultimo lavoro, che è appunto il disco Christmas Time. Il comune quindi vicino a questa iniziativa? Assolutamente sì, io personalmente l'ho già detto, lo dico dovunque vado. Tu sai che si suonerà anche un nostro musicista alla vigilia di Natale davanti al Carmine, perché io ci tengo che finalmente chi fa musica in questa città, e spesso per fare musica, guardate, lo ha fatto con grandi sacrifici, come il caso di Christian, dove tutta la famiglia ha cercato di aiutarlo, scommesso su di lui in un campo così difficile come quello musicale, perché veramente per affermarsi come è accaduto per Christian occorre veramente scalare le montagne. Beh, non è giusto che noi cittadini ci giriamo dall'altra parte, ma è giusto invece dire bravo a chi lo merita e aiutarlo in tutti i modi.